Viaggio nel cuore della vita, qui e altrove. Space, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Non ho trovato alcun caso convincente, sebbene anche a me piacciono queste storie come a chiunque. Un interesse per le storie vere che dimostrino l'esistenza di qualche forma di vita nell'universo. Mi sembra che la grande maggioranza della popolazione sia convinta di essere già stata visitata dagli alieni e che i governi siano al corrente di questo, ma per diverse strane ragioni non vogliono accreditare queste tesi. Non è assurdo pensare che altrove esista la vita sotto qualunque forma. Non penso che l'uomo sia un essere unico e che la Terra sia un caso isolato in un universo tanto vasto. Sul tema il CNES, agenzia spaziale francese, non ha preso le cose alla leggera. Dal 1977 tutti i fenomeni aerospaziali non identificati, oggetto di rapporto sul territorio francese, sono stati studiati a Tolosa dal GEPAN, gruppo di studi e informazione. È un organismo unico in Europa. La forza del Japan sta nel disporre di una metodologia scientifica ed essere sostenuto da diversi esperti di campi diversi interessati al fenomeno. A Sheffield, Inghilterra settentrionale, David Clark insegna giornalismo. È inoltre studioso degli archivi sui fenomeni aerospaziali non identificati, il PAN che il Ministero della Difesa britannico ha resi pubblici dal 2005. Qui c'è tutto, dalle semplici luci nel cielo alle forme apparse in cielo e i casi di gente che crede nei contatti telepatici con gli alieni o che sono stati rapiti da alieni. Molti resoconti sono stati archiviati, pochi sono stati analizzati. Contrariamente a quanto accade col Japan, le autorità britanniche hanno preso il fenomeno sotto gamba, anche in casi intriganti come il rapporto di un testimone che nel 1994 notò misteriosi oggetti luminosi che compivano evoluzioni attorno a lui. La sua automobile era rimasta priva di qualunque energia e lui risultò affetto da problemi cutanei. Questo è uno dei rapporti più interessanti e negli archivi della Royal Air Force ci sono due miseri fogli sul caso. Lo studio degli archivi britannici fatto da David Clark porta ad una constatazione che contraddice i sostenitori dell'esistenza degli UFO. Dal 90 al 95% dei rapporti ricevuti da amministrazioni ufficiali possono essere spiegati da cose concrete come aerei, palloni, proiettili, meteore che bruciano nell'atmosfera, pattume spaziale e simili. L'Europa ha registrato una recente ondata di avvistamenti di oggetti volanti. L'abbondanza del materiale fotografico ha permesso di identificarli. Palloncini per feste che le comunità asiatiche lasciano volare. La scienza però ha anche altre spiegazioni. I piloti segnalano spesso oggetti rossi, nubi rosse o altre cose di forma cilindrica, dischi volanti. Adesso gli scienziati hanno provato che questi fenomeni avvengono in presenza di temporali, con quelli che si chiamano lampi spaziali in francese e possono prodursi a grande altitudine. Ragioni che non convincono tutti. Sostenitori e oppositori degli UFO mantengono le loro posizioni. Una notte di ottobre del 1996, alcuni ufficiali di polizia osservarono in cielo, sul mare del nord, luci rotanti e si convinsero che fossero degli UFO. Chiamarono la Royal Air Force. Sul radar venne visto con stupore apparire qualcosa proprio sopra Boston, nel Lincolnshire, dove era la polizia. Era una cosa impressionante. C'era un avvistamento della polizia e c'erano tracce sul radar. La luce in cielo era ancora visibile con l'approssimarsi dell'aurora che la faceva svanire come le luci di tutte le altre stelle. Questo è stato il responso dell'osservatorio di Greenwich che visionò i filmati. Era una stella o un pianeta, più precisamente il pianeta Venere. La traccia sul radar era l'alta guglia di una chiesa di Boston nel Lincolnshire, che creava una rifrazione permanente. Per me questo incidente riassume la natura degli UFO. C'è gente che pensa ci sia qualcosa di strano nel cielo e non si riesce a dare spiegazioni. C'è molta altra gente che comincia a vedere nel cielo quello che vuole vedere, ignorando il resto, e quindi si crea il meccanismo dell'evidenza di una visita degli alieni.
Dal 1977, J-PAN ha classificato circa 2200 dossier che sono oggetto di inchiesta in stretta collaborazione con le autorità civili e militari. Il 23% di questi dossier indica ancora una classificazione di oggetti non identificati, ma appena una dozzina sono catalogati come assolutamente misteriosi. Una classificazione ardua. I ciarlatani abbondano nei progetti relativi all'ufologia. Gente che per fare soldi racconta al pubblico quello che il pubblico vuole sentire in modo chiaro, e cioè che siamo stati visitati da alieni e che tutto è stato nascosto. Tutto ciò ha effetti devastanti, per esempio per i piloti, che sono molto riluttanti nel riportare visioni aeree per non compromettere la loro carriera. Chi vorrebbe più volare con loro? La cosa è abbastanza vergognosa, perché i piloti sono la categoria di persone che ha più opportunità di imbattersi in queste osservazioni. Per questo dovrebbero riportarle non ai militari, ma agli scienziati. Esiste un caso celebre che è stato ampiamente mediatizzato e che anche risale al 1994. È relativo al volo Air France fra Nizza e Londra. Il pilota e il copilota, insieme agli steward, hanno visto un oggetto volante, un fenomeno spaziale non identificato sulla loro sinistra. Ed effettivamente ci sono stati contatti radar al suolo che hanno identificato una traccia proveniente da una traiettoria che incrociava quella dell'aereo. C'è stata un'inchiesta del Japan con l'aiuto di esperti. L'esito ha parlato di fenomeno inspiegabile che è rimasto classificato così dall'organismo. Se si crede agli extraterrestri, si crede all'esistenza di un'altra forma di vita nella nostra galassia o nell'universo. All'Università di Leiden, nei Paesi Bassi, Pascal Ehrenfreund è un'astrobiologa di fama che collabora regolarmente con l'Agenzia Spaziale Europea e con la NASA. Sentiamo la sua visione delle cose. Ci sono solo poche regioni nell'universo che possono realmente ospitare pianeti rocciosi come la Terra, in grado di contenere la vita. La Terra è un posto molto speciale nel Sistema Solare. Noi siamo in un'area abitabile della nostra galassia. Sulla Terra ci sono stati eventi che hanno portato all'evoluzione nella direzione della nascita di esseri umani intelligenti, cosa che è molto difficile da capire e che potrebbe di fatto avvenire anche altrove, in pianeti con le stesse caratteristiche. Ogni forma di vita inizia a partire dal carbonio. Stando a coloro che dicono di averla vista, la strana anatomia degli extraterrestri, i piccoli uomini verdi con occhi e orecchie, risalirebbe al carbonio. La vita sulla Terra dipende dalla chimica del carbonio e noi sappiamo che la molecola del carbonio è speciale. Può formare strutture tridimensionali molto complesse, è molto robusto e la sua molecola è basilare per la vita. Si può immaginare che la vita si fondi anche su altri elementi. La cosa è stata discussa a lungo in letteratura e dagli scienziati, ma resta una domanda. Possiamo accertarci di questo? Conosciamo già tutto? Argomento arduo. Le domande non hanno tutte risposte e le poche risposte possibili a volte non soddisfano. Vogliamo sapere se siamo soli o no, perché se fosse così la situazione sarebbe triste. E noi ci affanniamo nel cercare qualcosa, un'intelligenza superiore, una civiltà che sia andata molto più in là di noi e che abbia oltrepassato tutte quelle cose che ci hanno afflitto come le armi nucleari, le guerre nucleari, eccetera. Una sorta di Dio pensato in modo non diverso da quello in cui nel Medioevo si pensava agli angeli e ai demoni, a Dio. Ecco la realtà. La gente ama sentire questo genere di conforto che non si riesce a ottenere solo con la vista delle cose concrete. L'uomo è solo nell'universo oppure esistono altre civiltà?